Sí. No. No, está en 70, tres pino. Capito. Vabbè. Dunque, lei è imputato in questo processo di omicidio e di concorso in omicidio e sequestro di persone. I dati le sono noti. Lei ha facoltà di non rispondere alle domande che le sono poste. Domando se intende sottoporsi all'esame. Sì, vuole rispondere. Il pubblico ministero può procedere. Allora, la prima domanda è se ha partecipato a questa operazione. Le domande che le vanno poste. Non capisco, faccio con la Fiji, Paradisi, Danesi e Castelletti. Poi questo era il gruppo nostro, non so quanto tempo ha partecipato a Monte Grande, Tobia, certo Faccia d'Angelo. Perché noi eravamo un gruppo formato da 7-8 persone. Per fare il sequestro abbiamo dovuto unirci a un'altra banda di Montespacciato che avrebbero dovuto svolgere parte di tenere il sequestrato. Avrebbe dovuto? Tenere il sequestrato, insomma, sì. Guardarlo. Tenere il sequestrato, insomma, la parte. Sviluppo del discorso. Lei, con tanta calma e con discantendo le parole, ci dice quello che ci deve. L'altro gruppo di Montespacciato avrebbe dovuto tenere il sequestrato durante la fase del sequestro. Senta, allora, questo al tempo del sequestro, lei faceva parte di un gruppo più o meno organizzato, diciamo di una banda o meno? Sì, era un gruppo più organizzato, certo, non come oggi si può chiamare banda della Magliana. Eravamo 7 persone che fino adesso avevamo fatto delle rapine, fino allora, tranne Giuseppe Pucci, forse aveva avuto qualche esperienza già per un sequestro. Oh, ecco, se ci può ripetere, chi erano queste 7 persone che lei dice? Il nucleo originario. Io, Giuseppe Pucci, Castelletti, Danesi. Il maestro Pietro, che però non ha partecipato al sequestro, e Paradisi, come ho detto, e Oliaro Carlo, anche, che è deceduto, ha partecipato al sequestro. Questo bombo. Oh, si può dire come, ecco, parlando prima del gruppo, a prescindere dal sequestro, questo gruppo come si è formato al tempo? Beh, eravamo quasi tutti con un'esperienza di rapinatori. Era prima un gruppo che non c'era Giuseppucci faceva parte di un altro gruppo di testaccio, l'alberone. Ecco, e con questo Giuseppucci come venite in contatto? Un giorno che un altro pregiudicato mi ha rubato una macchina piena di armi, con un portone di armi. Di armi, a testaccio, era una Golf Cannon. Queste armi le abbiamo comprate noi e lui si è dato da fare, insomma, ha saputo che ce l'avevamo noi, e conoscendosi, io già lo conoscevo. Presente, si capisce pochissimo, proprio molto poco. E conoscendosi, io già lo conoscevo come, perché era amico di Pedis Enrico, che io conoscevo già. Conoscendosi abbiamo deciso di unirsi, ogni insieme a formare questo gruppo qui. Tenga conto dell'osservazione che è stata ripetuta anche dall'avvocato Oliviero, cerchi di parlare un po' più lentamente, ma scandendo le parole, le stacchi, invece che fare il mugugno continuo, staccare le parole. Allora, sì. Senta, lei conosce Giovanni Piconi? Sì, Piconi, scusi, forse mi è sfuggito il nome. Giovanni Piconi. Partecipa Piconi al gruppo? Sì, partecipa al gruppo e fa parte della banda, non è sfuggito con me. Si ricorda qualche rapina fatta insieme a Piconi prima di questo sequestro? Prima di questo sequestro? Sì, abbiamo fatto qualche rapina.
Me ne ricorda qualcuna? Penso di una sulla circonvallazione di Ostiense. Ha fatto giudizio su questa? No. Lei l'ha dichiarato in altre precedenti dichiarazioni? No, però ho dichiarato in altre precedenti dichiarazioni che faceva parte del gruppo. Di questa rapina di Ostiense per la prima volta fa la menzione oggi? Sì, perché mi sembra che non... Cioè, mi sembra, non lo so. Ho dichiarato varie rapine, però non sono uscito in particolare. Questo non riguarda questa rapina di via Ostiense. Ad ogni modo, visto che lei ne parla, una volta vediamo di acquisire qualche dato e risposto. C'è una rapina? Ma per poter verificare se non lo detto prima e... C'è una rapina commessa sempre negli anni 70. Di fronte a Bar Veneto, via Ostiense. A Bar Veneto, Veneto. Veneto. Non so, però, no. Sì, non ho questo, vabbè. Da Castellino, Giuseppe Pucci. Beh, adesso non ricordo gli altri. È stata commessa con Alfa Romeo. Può darsi un anno prima, penso. Circa un anno prima. Comunque c'è un... No? Anni 70, io dubbio. Forse 76. No, no, io dico 77, prima del sequestro. Beh, adesso non mi ricordo se la banca era commerciale o cosa. Comunque era una banca posta davanti al Bar Veneto, l'orario era l'orario di chiusura, in particolare lo stesso Picone è uscito dalla banca con la cassetta metallica. Piaccio la proposta di Giuseppe Pucci, che su indicazione di un bassista, un certo Mariotti, che aveva delle sale corse a Ostia. Come? Sì, l'ho conosciuto 2 o 3 volte personalmente, era una persona che frequentava la casa dei Grazioli, più che altro era amico del figlio, che condividevano le stesse idee politiche, passione per le armi. Sì, abbastanza alto, un tipo un po' che faceva quasi sempre militare. Sì, una volta è venuto un appuntamento con una motovettura un tipo anfibio a 6 ruote. Poi aveva una Volvo, c'è champagne. Giuseppe Pucci. Sì, se la prima volta hanno fatto un affare di armi, cioè le rigole avrebbero procurato delle armi a Giuseppe Pucci.
Non so perché Giuseppe Pucci mi ha parlato di questo personaggio. Cioè non è che quando ha detto questo Rigo ci fa falsa questo, ha chiesto Rigo. Sì, io penso che il Rigo si valeva di Giuseppucci quanto aveva due sale corse a Ostia, e, insomma, perché non ci chiedessero tangenti e cose del genere. Noi stessi, non posso dire che c'era un capo in questo gruppo, no, comunque io e Giuseppe Pucci erano quelli che avevamo un po' più voce per organizzare le cose. E comunque noi avevamo il compito soltanto di, nella parte materiale, di sequestrarlo. Beh, ci risentiamo il giorno dopo che lo avevano praticamente sistemato in una palazzina a 4 piani, mi sembra, in zona Prima Valle, dove avevano adibito una stanza con una tenda. Perché questo corso ci va? Sì. Ci sono stato una volta perché dopo un paio di settimane ero sorti dei problemi e doveva essere spostato. Ci vado con il faccio d'angelo. C'è, mi sembra, Castelletti. Sì, mi sembra che eravamo io e Castelletti su una Mercedes rubata e il faccio d'angelo con il Duca, con due ragazzoli che gli erano stati fatti mettere degli occhiali con del cerotto da parte dentro. Era stato intimato da non fare reazione. Poi c'era un'altra macchina condotta da un amico di Monte Spacchiato, ed è stato portato in una località in zona Valle del Diavolo. Sì, del gruppo della Magliana. Loro, perché questo era un compito che spettava loro, soltanto che quando sorgeva qualche difficoltà non erano. Un po' perché i tempi si prolungavano, loro, cioè, c'era stato detto che avrebbero pagato immediatamente, invece si è prolungato un po' in tempo, tanto che abbiamo dovuto anche fare dei turni noi per guardarlo. Contrasto del tempo e c'è le indagini dei carabinieri che hanno preso, insomma, che già avevano preso in mano indagini dei carabinieri, infatti ogni volta su qualche messaggio era seguito, era. Sì. Il gruppo di Monte Spaccato è stato conosciuto sempre da Giuseppe Pucci, penso tramite il faccia d'angelo, che frequentava sale da bischie, sale corse, cioè. E il faccia d'angelo, che praticamente sono i due più importanti, faccia d'angelo e Monte Grande. Tobia Stefano. E il cognato di Faccia d'Angelo, che mi sembra si chiamasse Giulio, un tipo quasi sempre con barba, no? Faccia d'Angelo è tipo una descrizione come fisica. Faccia d'Angelo non è molto alto, capelli a caschetto, mi sembra che sia napoletano, da quelle parti lì. Aveva una Mercedes blu all'epoca. E Montegrande siciliano, se non sbaglio, Catanese,
all'epoca aveva una fetta 2000. Il Tobia è un tipo un po' piuttosto secco, faccia carnagione scura. Il Giulio è un tipo portato sempre a barba e un po' corporatura robusta. Sì. Dopo sì, qualche contatto. Per le trattative era stata presa un'altra persona che non faceva parte appunto di nessuno dei due gruppi, era il telefonista, un certo Spazzolino. Certo, io sarebbero dovuto occupare tutto questo Spazzolino, comunque noi li eseguivamo, le trattative vengono fatte in primo momento con una macchina da scrivere tipo giocattolo, poi con dei ritagli di giornale. Lo Spazzolino. Anche lo Spazzolino, a seconda, Spazzolino è una persona conosciuta da Giuseppe Pucci, e anche lo Spazzolino dice, a secondo Giuseppe Pucci aveva avuto altre esperienze di sequestro. Che tipi di contatti ci sono? Contatti con la famiglia? No, contatti telefonici, scritti con ritagli di giornali, dopodiché era stato deciso delle parole convenzionali. Sì, una era Aquila Nera e l'altra era Leone Rosso. Come venivano utilizzati le parole convenzionali? La famiglia stessa, quando, perché noi avevamo fatto una cifra al principio abbastanza grande, avevamo chiesto 10 miliardi, poi siamo andati a scendere a 5 cose, e avevamo detto che quando la famiglia era pronta metteva un annuncio nel periodico, il Messaggero mi sembra, Leone Rosso appunto. Appunto tramite Verigo, il Mariotti, che aveva detto che noi avevamo deciso, partiamo da 10 pensando di poterne prendere 5. Ce l'ha detto il Rico, e poi sapevamo, insomma, una volta che ce l'ha detto, non è che per la famiglia non era una cifra cervellotica. Ci veniva informato su tutta l'attività della polizia, dei carabinieri, sulle indagini. Sì, vabbè, lui ci diceva sempre che quando la macchina poteva essere seguita. Con Mariotti. Una volta a Ostia, io ho partecipato una volta, lui quasi sempre si incontrava sempre solo con Giuseppe Pucci, però due volte ho partecipato io, una volta a Ostia, una volta anche vicino proprio sulla Salaria, nei campi. Sì, lui ci diceva che era seguito, che i carabinieri avevano, già il fatto che i carabinieri avevano l'indagine e non la polizia. Una volta, perché noi avevamo deciso di fargli fare un tragitto notturno e i carabinieri avevano deciso di segnalare l'auto sul tettino con una vernice fosforescente, in modo che i raggi infrarossi l'elicottero l'avrebbe. Avete mai provato a verificare come sì.
Sì, una volta mi abbiamo dato un tragitto falso sulla Roma-Firenze. Io stesso ho partecipato al seguimento e ho visto le macchine dei carabinieri. Sì, erano particolari perché erano alfette, quasi tutte erano alfette in giallino e avevano un'antenna verde che era tipica all'epoca del nucleo dei carabinieri. Le telefonate venivano fatte dallo spazzolino per strada, insomma, le cabine telefoniche, e a volte usava un fazzoletto o una pallina di ping pong in bocca per alterare la voce. No, uno sì, su una telefonata. Talvolta mi ha accompagnato, ma più che altro da Paradisi e da Oliaro, che lo conoscevano meglio. E io sapevo quello, più o meno, sapevo quello che faceva. I messaggi dentro i cestini dei rifiuti. Senta, di quando prove mi sono state richieste la famiglia, le attuali prove dell'interno in vita del Stato. Sì. È stata richiesta una prova che però il sequestrato era già spostato da Roma in Campania. E siamo andati giù con i danesi con una polaroid, abbiamo fatto una foto con un giornale che, se mi ricordo bene, era La Nazione, acquistata a Firenze. Che io sappia, la prima valle, la seconda valle dell'inferno, valle del diavolo, valle dell'inferno, e la terza giù in Campania. Oh, questa è la valle del diavolo, valle dell'inferno, dove si colloca? Che trova una rete? Tanto tra la Aurelia e prima valle, sopra Monte Mario. Ecco, questa seconda abitazione c'è quest'altro? Sì, è lì che abbiamo dovuto anche fare dei turni noi, era una palazzina in costruzione, non finita. Due o tre piani, era di proprietario dello Giulio, sempre lo stesso Giulio, il cognato di Faccia d'Anno. Per quello che riguarda chi ha effettuato, che è stato di voi che ha fatto il guardiano, il capo del gruppo della Magliana? Tutti, c'è stato un periodo che abbiamo fatto dei turni tutti, io ho fatto un Castelletto e altri due alla volta, insomma. Finché non venisse spostato appunto in Campania. Ma è voi che partecipato allo spostamento o siete stati informati? No, quello in Campania non abbiamo partecipato. Non sa dove è stato portato il fucile? Non so che paese era, sono stato appunto una volta. Sembrava un paese, più che una città, sembrava un paesetto, che saliva a un certo punto, c'era un bivio a destra, che si andava a destra e a sinistra e davanti era chiuso, sulla sinistra. No, bisogna andare. Sì, per la fotografia. Sì, adesso non ricordo bene se era di provenienza, io credo di Faccia d'Angelo. Andiamo alla fine, diciamo,
Se sarebbero dovuti occupare quelli di Montespacciano, però se non sia quelli del gruppo mio hanno detto che facciamo, che abbiamo fatto tanto, non vorremmo che all'ultimo vanno a prendere i soldi questi e insomma non si sono fidati molto. Dunque al pagamento c'era Danesi, Pigoni e Paradisi, mi sembra. Su una BMW serie 5 modello vecchio. Dopo vari insomma itinerari falsi, contatti insomma andati a vuoto, abbiamo deciso di dargli dei messaggi posti dietro dei cartelli stradali, che praticamente ogni messaggio non sapeva quello che c'era, dove la direzione. Finché abbiamo fatto salire sulla Roma Civitavecchia e giunto, dopo due o tre messaggi, giunto a un ponte, c'era il messaggio che era buttato giù la borsa, noi eravamo giù a aspettarlo. Con una Golf bianca che io stesso avevo rubato insieme al Paradiso. Il figlio, grazie. Sì, a Lungotevere, mi sembra, in una, su quella costruzione ricoperta di vetri, non so se la Rapace, se la Raceni, come si chiama, una tomba. A lungo tempo. Allora, la vita come quello che avviene proprio come le lettere che vengono date al figlio del Buddha per il trattamento del suo questo. Sì, veniva fatto salire sulla metropolitana e scendere alla stazione della Magliana Euf. E lì all'uscita della stazione dove era una Golf fornita da noi, che era appunto questa Golf rubata. Dopodiché a salire, e adesso non mi ricordo il primo messaggio, se lo trovo direttamente in macchina. Non mi ricordo. Lo spazzolino. Secondo Giusto Pucci ha detto che ha partecipato già. Compito suo. No, lui era quello che dava l'idea e poi noi decidevamo se stava bene la cosa. Sì, non proprio da tempo, perché da quando abbiamo visto le difficoltà che era quasi sempre seguito. Sì. Quindi, come avviene materialmente e chi lo prenderà il pagamento, cioè la conferma del denaro? Avviene che il Duca arriva, anche lì era sera, era scuro, arriva sul ponte. L'ultimo messaggio che stava dietro un cartello, gli butta giù la borsa e sotto c'era la macchina con le persone ad aspettare. Danesi, Pigoni e Paradisi, mi sembra, non dovrei sbagliare. Thank you.
È facile confondere, perché tanto quella sera c'eravamo tutti quanti, soltanto che un gruppo stava aspettando. Esatto, noi stavamo in una casa in Marcarese, che non ricordo di chi era, insomma, stavamo sempre lì. Tutti quanti, esatto. Tutti quelli dovevano. Allora qualcuno, adesso posso confondere che qualcuno stava in casa. Certo, a parte programmato, tutti. A parte che era programmato, erano tutti al corrente di. Sì, perlomeno le due parti. Perché il gruppo di Montespaccato qualche giorno prima ci aveva detto che era stato visto in faccia uno dei carcerieri, dunque hanno deciso di eliminarlo, anche se il gruppo nostro ha fatto qualche eccezione, però non potevamo prenderci una responsabilità così grande, perché no. Sempre in prossimità della casa. Mi sono detto che sono sotterrato nelle prossimità della casa. Dopo il pagamento del riscatto dal Monte Grande. Sì, dal Monte Grande. Passiamo al bar, a bere fermi. Ci incontravamo tutti i giorni, in qualsiasi posto. No, anzi, era una cosa che riguardava più loro che noi. Sì, era una casa di queste vecchie, tipo comunali, piano terra, addirittura si scendeva qualcosa, cioè dove stava il duca addirittura si scendeva, e sopra, cioè, stava sotto il livello della strada, la stanza dove era venuto il duca. Era? I parenti di qualcuno di loro, non mi ricordo se di Montegrande o di Faccia Tangio, quella del Napolano, no? Insomma, viene divisa la metà del gruppo nostro e l'altra metà del gruppo di Monte Spaccato. Con Sì, mi interrava tutto in banconota, non mi ricordo, di grande taglio. Fatta sul posto, in due parti, e una parte è stata pagata da noi al telefonista, l'altra parte al bassista. Sì, noi abbiamo preso quelle del bassista e del telefonista e abbiamo dato l'altra parte a loro. Sì. Tra di noi? Ah no, tra di noi non viene subito distribuita, perché viene distribuita una parte, perché viene deciso di cambiarlo, di cambiarli, non è che possa. Adesso viene dato un tanto, insomma, però era stato deciso di cambiare. Noi siamo fermi alla sua
Appunto, arrivato. Sì, sì. No, tutto è stata divisa in due parti, il gruppo nostro e il gruppo di Monte Spaccato. Gli unici che mancavano appunto sul posto erano il telefonista e il bassista. Sì, no. Abbiamo diviso la somma e tutti quanti eravamo. Sì, sì. Sì, stavamo dentro una casa, non è che stavamo per strada, insomma. Abbiamo contato il denaro e sapendo tutti quanti che questi soldi non potevano essere spesi finché non li cambiavamo, accordi questi prima. Ma questo vorrei, perché come avete diviso i soldi e poi le fatto il discorso di come sostituirli? Chiaro. Uno può prendere i soldi se sono 100 milioni, ecco, sono 100 milioni a testa, però non li spendere affinché non abbiamo cambiati con soldi puliti. Mi sembra. No. No, no, restano disponibilità di tutta la banda perché è una responsabilità di tutti, nessuno. Viene fatta sul posto. La stessa somma che prendiamo, no? Di questa quota posta, sì, quando è stata fatta la distribuzione non venivano anche conti proprio pari, abbiamo tolto una cosa per Mastro Pietro Enzo, che non aveva partecipato al sequestro, e quello che rimaneva, diciamo, che non era una cifra pari, l'abbiamo data ad Enrico De Pedis. Primo perché era un detenuto e era ex compagno di Franco Giuseppe Pucci, e poi sempre anche quando facevamo le rapine sempre aiutavamo qualche detenuto. Enzo Mastro Pietro faceva parte della banda al tempo delle rapine, aveva partecipato anche alla preparazione del sequestro, però prima del sequestro è andato detenuto, non so se per qualcosa definitivo o per un furto d'auto, non mi ricordo bene, e non ha potuto partecipare materialmente al sequestro. E il quarto parentato dov'è? Sì, non proprio, come una mezza parentela, sì. Sarebbe che la sorella di mia moglie è sposata con un fratello. Sì, di questo sono occupato al Monte Grande, che aveva amicizie su a Milano con componenti della banda Turatello, con Salvatore Mirabella. Allora, ogni settimana partivamo, mettevamo i soldi dentro i pannelli delle macchine, arrivavamo su e cambiavamo questi soldi che ci venivano dati in franchi svizzeri. Pannelli dentro i pannelli, tra il vetro e la tappezzeria. Gli sportelli, scusa. Quanto costava questo pannelli che sono mi sembra il 12%. In franchi svizzeri. Ci può descrivere un po' questo Mirabella Salvatore? Sì, un tipo piuttosto strano, siciliano sicuramente. Non so se era ricercato, comunque sicuramente aveva delle guerre in corso, tanto che girava sempre armatissimo, bombe a mano, pistola. Sì, di Monte Grande.
contro di qualche gruppo, sì, so che era legata alla storia di Francis Turatello. Dove li incontrare? Sì, sono andato un paio di volte. C'era un ristorante frequentato da loro che non sono sicuro, però mi sembra si chiamasse il Vicere, che aveva una saletta che sempre prenotata da loro, dove c'era un cartello, un quadro appunto che rappresentava il personaggio storico. I contatti con il gruppo di Monte Spaccato sono così passeggeri, diciamo, però il gruppo nostro continua tanto fino alla frequentazione di altri personaggi tipo Nicolino Seris, Toscano Edoardo. Nicolino Seris, in che rispetto al sequestro? Ma subito dopo, io penso qualche mese dopo mi viene in contatto. All'epoca rappresentava, cioè perlomeno si faceva vanto che rappresentava Cuto, Raffaele Cuto. Il suo gruppo dove era? Ah sì. E comunque ha ottenuto il Manna Mariana è un nome che gli hanno dato i giornalisti, penso, noi gli abbiamo dato noi. Noi eravamo un gruppo perché io ho abitato la Magliana per un periodo, qualcuno abitava la Magliana, altri al Trullo. Di tutti i quartieri la Magliana è quello che è più. E questo gruppo di utenti si faceva? Toscano Edoardo, Manconi Libero, Fabretti Roberto, Carnuale Vittorio. Al momento non voglio. Certo, c'è un Lucio di Fulgo. Fa parte, abbiamo conosciuto tramite loro. Abbiamo conosciuto a tempo senza questo, già conoscete? Subito dopo. Appunto perché l'incontro con Seris è subito dopo il sequestro. E ci presenta appunto questo Gianni Ragli. Con Liaro. Per quale ragione? Sì.
sempre per gli accordi per il rapimento. Mi sembra durante il sequestro. L'appartamento che ho visto io è situato appunto su un palazzo che dà su questo mercato, il palazzo che fa angolo che dà su questo mercato. Il piano non mi ricordo se è primo o secondo piano, mi ricordo che aveva un mobilio, non conosco lo stile, comunque tipo velluto, un divano con velluto, sul celeste, stile antico insomma. Spazzolino parte sempre da Giuseppe Pucci Franco, che però i contatti venivano tenuti molto da Paradisi e Oliaro, che lo conoscevano meglio di tutti. Per lui, a me mi risulta che a quei tempi era anche ricettatore di camion provenienti da Ravina. O perlomeno se faceva tramite. Comunque Franco ha detto che era in grado perché aveva già avuto altre esperienze di sequestro. No, non credo. Mi sembra una volta anche da Torvagliani, zona di Mitro. Con buste con ritagli di giornale e venivano usati anche dei guanti appunto per lasciare impronte sulla carta. Sempre lo spazzolino. Sì, però senza nessun interesse. Anche perché abitava in zona, sì. Sì, l'ho conosciuto da Giuseppe Pucci. Sapevo che era anche amico, molto amico di Paradisi, però Giuseppe Pucci è quello che l'ha introdotto, insomma, su questo. Sì, uno spazzolino, e quando si parlava spazzolino. Sì, spazzolino. Sì, torna con pensa, spazzolino. Certo, Paradiso. Anche fuori dall'importanza di
Sì, molto grande, c'è stato qualche frequentamento. Ma venne nel tempo, così, per un periodo non si faceva più vedere. Quando è morto Giuseppe Pucci, per esempio, si è fatto vedere, ci serviva una mano, qualcosa. Per la vendetta, insomma, per rinviarlo. Per se ci serviva qualcosa per la vendetta di Giuseppe Pucci. Ci muore nell'81, 80-81. Io per le date sono un po'. Viene dedicato da voi? Sì, certo. Con l'uccisione dei proietti che secondo noi sono i responsabili. E di altra gente unita ai proietti. Del gruppo nostro della Magliana, certamente. Chi? Paradisi, Danesi, Castelletti. Ho conosciuto il fratello. Avete il nome? No, però non ha avuto niente a che vedere con il sequestro, insomma. Più piccolo. Dove abitava? In zona Prima Valle molto spaccata. Pulito all'epoca, giovane, piuttosto non già giovane. Fratello. Sì. Sì, sì, non c'è niente. Come nasce con Franco Giuseppe Pucci, ce lo presenta. Non c'è. Sì, sì, non c'è niente che vedo. Io conosco. Ma non ho. Pace d'Angelo, quando una faccia un viso diciamo pulito nel senso che un po' da ragazzino, un po' può essere chiamato Faccia d'Angelo. No, una caratteristica fisica, no. Sì. Poi io ho conosciuto Turatello e questo che non so. Sì. Sì, non so se l'ha sposato, sicuramente accompagnato, e una volta che sono andato a una casa abbiata da lui a Portuense, che si trovava su Villa Bonelli, su una strada chiusa che rimaneva sopra una ferrovia della
sotto passava la ferrovia della Magliana. C'erano dei bambini, non so, due bambini, non so se erano i figli. La Santa Villa è la casa come la Santa Villa? No, una casa delle palazzine piuttosto di lusso, era un piano terra, con giardino. Una Mercedes della serie 2, 200, blu. No, era quello che almeno tutti frequentava i contatti, più che altro con Franco, forse perché giocavano appunto insieme a carte, erano giocatori di carte. Io penso che lui, se ricordo bene, doveva frequentare l'ambiente dei sfasci, come si chiama? Sfasci. Il punto, sì, non so se riconosco l'appartamento, però il punto dell'edificio credo di sì. Non mi ricordo se a Sanremo, no, Sanremo, Campione mi sembra che erano andati. Ah, una sera che ritornavano, mi hanno chiamato, stavano a un appuntamento allo Shangri-La. In occasione c'è stata anche una foto che c'era appunto Tobia, Giuseppe Pucci e la moglie. La moglie di Tobia. Tutti c'è stata un po' di frequentazione in questo gruppo Montespaccano. Tanto io anche ho comprato un BMW da loro, dal gruppo loro, appartenente a un amico di loro. Insomma, c'è stata un po' di frequentazione dopo il sequestro, c'è stato. Pari, però lui è stato l'unico che ha avuto i soldi
Cioè, che non l'ha cambiati con noi, insomma. No. Ma sì, sì, quelli sono già cambiati. Uguale, già cambiati. Ma scusi, non prego, neanche spazzolino. Ma... A chi? Al Mariotti? Sì, penso che ci siamo visti per qualche tempo. Anche lui abitava a Ostia, sulla parte sinistra di Ostia. Uguale, c'era una palazzina di 4-5 piani, era sposato, c'era un paio di figli, anche lui, mi ricordo un ragazzino piccolino al tempo. Raccomando, sì, ad Abbatino di dare risposte che si possano nitidamente capire. Quando e dove è stato arrestato l'ultima volta? Quando? 3 anni fa a Caracas. Successivamente è stato tradotto in Italia? Sì, dopo 9 mesi. Dove è stato detenuto? Sono stato in 3 carceri di Caracas. Caracas, no, ma forse domandava in Italia o a proprio... Sì, in Italia. Sono arrivato a casa di Belluno. Sì? Belluno. Poi? Siamo parlati di 3 carceri. Ah, Caracas soltanto, qui è sempre a Belluno è stato. Poi è stato ammesso alla... Cos'è, arresto domiciliario o liberazione in piedi? Ah, detenuto in po'. È stato a Campobasso? Risulta dai verbali. Dipende. Risulta dai verbali, Presidente. Se già risulta... No, vabbè, però il fatto che risulti dai verbali potrebbe essere che non era detenuto al carcere, ma a Campobasso in una località diversa dal carcere, quindi col piano di sicurezza. Il problema è questo, se sono sedi stabilite nell'ambito di un programma di sicurezza, ovviamente non è consentito fare queste domande. Se invece si tratta di carceri comuni, non c'è motivo di... Sì, non credo però che l'amministrazione si possa prevalere sulla giurisdizione, sia ben chiaro. L'imputato ha la facoltà di non rispondere. L'amministrazione già si impone alla giurisdizione con le misure di sicurezza che caratterizzano gli interrogatori in aula. Quindi... No, voglio dire, l'imputato la facoltà. Quindi voglio dire, non è estraneo al programma di sicurezza che si debba mantenere il riservo, il segreto su alcuni particolari. Ora, quali siano rilevanti per la sicurezza e quali no, non abbiamo elementi per stabilirlo. In ogni modo, se c'è una precisa ragione per fare luce su queste cose e nella loro responsabilità i difensori lo faranno valere e il pubblico ministero quando serve farà le sue opposizioni alle domande. C'è anche il difensore, Presidente. E anche il difensore dell'imputato, certo. Ad ogni modo sul programma di sicurezza, siccome l'interesse è pubblico e va al di là della posizione dell'imputato, io sollecito il pubblico ministero prima del difensore. Ovviamente non è escluso neppure il difensore. Siamo d'accordo su questo? Va bene, prego avvocato. Ripeto quindi la domanda. Lei è stato detenuto a Campobasso? Ho fatto delle cose a Campobasso. Non nel carcere. Non perché.
che io alcune domande sul programma di protezione dal quale è assistito l'abbatino desidero farle, poi valuterà il pubblico ministero se opporsi alla domanda e la Corte se la domanda è ammissibile. Io vorrei chiedere all'abbatino. A queste cose, se lei può spiegare qual è la ragione per la quale intende conoscere il programma di sicurezza, allora vedremo se è possibile ammettere queste domande, ma se sono proprio dichiaratamente intese a conoscere il programma di sicurezza, allora francamente proprio per questo non sono ammissibili. Non mi interessa assolutamente in relazione nulla. Al merito della causa. Mi interessa solamente sapere relativamente al cosiddetto programma di assistenza di quali somme beneficia lui e la sua famiglia, se beneficia di un alloggio, di che tipo di alloggio, non voglio sapere né dove. Di che tipo già potrebbe essere indicativo. Forniscono l'alloggio e le danno un sussidio mensile. Se ha avuto delle somme in contanti, diciamo come una tantum. Vorrei sapere tutte queste notizie e spiegami la ragione se l'abbatino è un collaboratore di giustizia disinteressato o interessato. Secondo quanto prescrive la giurisprudenza, la valutazione sull'interesse alla collaborazione è una delle valutazioni sull'attendibilità. Ma possiamo dare per pacifico che ci sia un interesse alla collaborazione. Possiamo dare per pacifico che ci sia un interesse. Il problema ora poi di vedere quanto sia veridica questa collaborazione. Ma il problema che ci sia un interesse alla collaborazione è definito dal fatto della posizione giuridica, la mancata detenzione in luogo. Quindi lo dia per pacifico e andiamo avanti. Io escludo che si possano fare domande di questo tipo. Mi perdoni Presidente se mi permetto di aggiungere una sola circostanza, e cioè da quello che noi sappiamo vi è una gerarchia di collaboratori, alcuni che sono ritenuti dei collaboratori di scarsa importanza che percepiscono un assegno modesto, altri che percepiscono un assegno. Ma ora, noi questo non lo possiamo fare diventare oggetto di accertamento giurisdizionale, perché fra le altre cose sappiamo che c'è tutta una discussione sulla normativa in punto, quindi essendo subiti di tutto questo. L'accertamento che chiedeva la difesa non era l'accertamento, diciamo, sulla legittimità o sulla opinabilità di queste leggi, era l'accertamento su un fatto, cioè se egli è un collaboratore che è al massimo delle prestazioni di assistenza o al minimo delle prestazioni di assistenza, ovvero se egli percepisce l'assegno massimo o l'assegno minimo. Ma avvocato Maria, lei è stato chiarissimo fin dall'inizio, soltanto che anche ammesso che questo possa essere domandato, non vedo cosa possa rilevare agli effetti dell'attendibilità del soggetto, quindi io lo vieto e poi si vedrà se questo divieto è arbitrario oppure no. Signor Presidente, comunque la difesa dell'abbatino si oppone a questa domanda. Ma intanto l'ho esclusa già io, quindi non c'è spazio. Prendiamo atto che la difesa di Abbatino consente con questa preclusione che ho stabilito. Vorrei avere qualche notizia sulla sua, diciamo, sulla sua vita precedente alla collaborazione, all'inizio della sua collaborazione. Se l'abbatino vuole parlarci dei reati che egli ha confessato di aver commesso. Una domanda l'avevo già fatta io all'inizio, ora si tratta di sapere di specifico a lei cosa interessa. Sì. Quanti omicidi ha ammesso di aver commesso? Comunque faccio presente che lei sui suoi precedenti penali, perlomeno quando le faccio le domande io, ha l'obbligo di rispondere. Quindi se
Ma questa incertezza da dove dipende? Dal fatto che lei non ha tenuto il conto, dal fatto ecco di. Sono tanti, ecco, dia un'idea della grande, dell'ordine di grandezza. Sa se è stato perché lei la difesa ha domandato quanti ne ha a mettere. Credo che lei, visto che sono 10-12, potrebbe anche sciogliere questa riserva. Partecipato a una 10. Lei è arrivato al, diciamo, al vertice della cosiddetta. Aveva una figura di promotore, organizzatore, ideatore dei reati? È stato condannato come promotore di associazione per delinquere, lei? Lei, prima dell'ultimo arresto di cui ha parlato, era ricco? Di quali beni disponeva? Una ricchezza relativa, perché molto, noi dovevamo tenere sempre una casa da un fondo che era stata. Quando dice noi, intende non la sua famiglia privata, ma l'organizzazione. Io che guardavo soltanto su una vita che avevo a casa proprio, infatti sono in banca, considerava la città. Quant'era grande questa villa? Erano tre piani, una di 4 piani, 2 piani. Signora Badino, lei è stato detenuto? Sì, della Gina. È stato per un anno. No, sono entrato perché venivo dall'ospedale San Camillo dove avevo ottenuto gli arresti domiciliari dopo 2 anni e sono stato trasferito agli arresti domiciliari a Villagine, però dopo una settimana mi hanno rimesso al piantonamento per un altro delitto e ha continuato per un anno intero finché sono dovuto scappare per schermo. 170.000 euro. Da 85-86. Quindi lei pagava una retta di 5 milioni al mese? Sì. Successivamente lei si è recato, credo che sia l'asso. Sì. E si è recato in Quinta America? Sì. Nessuno. Già da quando ero in clinica ho cominciato a vendere quello che avevo. Che procedevano nei suoi confronti prima dell'inizio della sua collaborazione, cioè negli altri processi? Certo, non in questa sede, se io sono stato attento non ho sentito fare domande di questo tipo, sì. Da curioso. No, a me serve una cosa. Quindi lei nel corso delle sue precedenti detenzioni ha corrotto personale sanitario e altre persone allo scopo di ottenere documentazione falsa? Perché, signora Badino, perché ha commesso questi reati? Perché intendeva ottenere l'infermità totale? Sì.
essere arrestato per un delitto grave tipo l'omicidio. Anche sì. Perché lei non ha compiuto di ottenere la libertà provvisoria? Per cercare di stare detenuto il meno tempo possibile. Sì. Sono state prese due stecche in più, ma non me lo ricordo, stavamo lì, non mi ricordo proprio ma realmente che era aperta, però stavamo tutti lì all'infuori di mancava Spazzolino e Enrico che... a loro? Nessuno? Io e Giuseppe Pucci. Un letto. Era una camera da letto. La casa era nella zona Maccarese, era messa a disposizione da quelli che venivano per spaccare. C'erano anche da 50 blocchetti, sì. blocchetti non lo so quanti, no, non ricordo, sì così stavano contando così sommamente, perché eravamo sicuri che avrebbe dato la cifra che avevamo chiesto. D'altra parte ci ha chiamato lui, non è che capisco.
capisco, non capisco perché, però non va niente. Ma sono sicuro che non sono gli anni. Meno che le due stecche. Dunque, fatto un conto approssimativo, io mi ricordo una volta cambiati che veniva circa 100. No, a me non me lo ricordo, però mi ricordo che una volta, perché la cosa principale era cambiarsi i soldi, perché quando abbiamo avuto questi soldi era come se non ce l'avessimo finché non li cambiavamo, perché avevamo proprio la cosa di non spendere neanche una banconota. Dunque mi ricordo che quando l'abbiamo cambiati praticamente. Sì, è una cosa risaputa, è sempre. Dunque, una volta cambiati al 12% abbiamo steccato più o meno 100, sui 130 milioni per uno. Non sapevamo del 12, però sapevamo che eravamo. Sì, no, l'abbiamo diviso ognuno. Io per esempio a casa mia ce l'avevo murata dentro casa, per esempio. E qual è il quanto ce ne portate? Sono costati, non mi ricordo, se più di 100 milioni. E agli altri andava più o meno per sotto? Non è esattamente. Comunque sicuramente abbiamo diviso 2 miliardi, 1 miliardo, 1 miliardo e abbiamo preso le due stecche di. Ma abbiamo preso io e Franco, però Franco poi dopo sono Franco Giuseppe. Io e Franco, poi dopo che stava dicendo? Cioè, dopo ci ha pensato Franco Giuseppe. Ah, sì, ci ha pensato Franco Giuseppe. Sì. Forse al principio volevo cominciare la collaborazione dicendo di fatti senza accusarmi io, però non è che ho accusato qualcuno falsamente. Partecipato non materialmente, stavo in una posizione di al cambio della macchina, in una posizione d'appoggio. Le regole sulle dichiarazioni di punto. No, però scusi, questo è un processo a carrozzi. No, le previsioni di questo non ci sono. Che noi difensori possiamo utilizzare in quanto nel fascicolo specifico, che se sta nel fascicolo del pubblico ministero non è che io le ho prese da altri processi. Ecco, sembrava che l'avesse secondo in un altro processo. È evidente, ecco, il ministero può dare atto di questo all'avvocato Mavia. Sì, no, glielo indico immediatamente. 11 febbraio 93 al G dottor Lupacchini. Thank you.
fatto da accertare, evidentemente se occorre un momento di tempo dedichiamoci. L'imputazione è una questione diversa, siccome il codice prevede che come condizione necessaria e sufficiente che si tratti di atti al fascicolo del pubblico ministero, bisogna solo controllare che siano in questo caso. No, se c'è una cosa, mi dice che ci sta, non crede, ovviamente. Allora, viene meno questa opposizione. Se dicono che c'è, io sono prego. Sono richiamati gli attivi del suo interrogatore. 11 settembre. Va bene, mi pare che abbia già dato per pacifica questa circostanza, quindi l'avvocato Madia può utilizzare l'atto per le contestazioni. Allora, io le contesto che lei nell'interrogatorio 11 febbraio 93 al giudice istruttore dottor Lupacchini. Giorno del trasferimento.
Con chi si rega? Con faccia d'anno. Saprete indicare alla corte dove si trovava questo, questa regione? Non credo che non saprei ritrovarla, comunque sono in zona Prima Valle. Era tenuto dentro, era una palazzina di 3-4 piani, c'era una stanza con una tenda tipo campeggio. Grazie a Dio, in quel periodo quanti sequestri avevi in corso? Io? Io prima sequestro che ho partecipato e avevo avuto un'esperienza di un tempo. Io? Non io. Presumo che quando si ha un sequestro di persone in corso ci ricordi esattamente. Ma sì, sono passati anche 15 anni. Sono passati anche 15 anni. Ma sono passati 15 anni e i reati sono veramente tanti. Quando il tuo carcerone fu portato nella seconda prigione, lei si ricorda la seconda? Sì. Sì, non so se la ritroverei perché in 15 anni penso che le costruzioni cambia il modo, però me la ricordo benissimo. E poi ho spiegato che la seconda prigione era in fase di costruzione, sicuramente prima c'era un colore, adesso ce n'era un'altra, comunque so benissimo la zona, la seconda me la ricordo abbastanza bene. Anche perché ho fatto dei tour di lì. Lei è stato mai invitato dai inquirenti a indicare o a tentare di indicare il luogo di questo tipo di prigione? Mi è stato domandato se sapevo riconoscerlo. E lei che cosa ha risposto? Quello che sto rispondendo adesso, per la prima e la seconda potrei, non ho mai dato una sicurezza. Si è recato nella terza prigione che lei ha assunto? Sì. Dove era costruito il Sì. Saprete? No. No, quella non ricordo neanche il paese, so che è nel napoletano, però non ricordo neanche come si chiama. Molti sequestri da parte dei sardi che risiedevano a Firenze, in Toscana, per far vedere che per divistare. Da parte della nostra
La banda non ha mai avuto proprio un capo specifico, ha detto io e Franco eravamo quelli che più o meno avevamo un po' più decisione, però tutti quanti le decisioni venivano prese da tutti insieme, non mi concordo. Ah no, il telefonista non aveva, almeno Franco. Sì, era tutti i giorni, stavamo insieme, non c'era bisogno di andare in un summit. Ma lei è mai stato fermato con un intrigante prima o dopo questo fatto? No. Ma è stato la polizia? Non me lo ricordo. Ha commesso reati con un intrigante prima o dopo questo fatto? No. Dopo forse è stata ceduta qualche quantità di eroina in altri tempi. Subito dopo l'acquisizione del denaro, subito dopo il pagamento, una settimana dopo, siamo presi i contatti da Monte Grande, abbiamo cominciato a fare i viaggi da Roma a Milano. Avete fatto dei viaggi? Sì, abbastanza. Io personalmente sono arrivato 2 o 3 volte. Did he?